posizione, questa la dimostro, che automaticamente dimostra le proprietà della parte interna. La parte interna di E è uguale all'unione degli insiemi A tali che A appartiene ad E. Questa E è la famiglia degli aperti contenuti in E. Io dico che la parte interna di E è l'unione di tutti gli aperti contenuti in E. Automaticamente questo mi dice che è un aperto ed è il più grande aperto contenuto in E. Il grande aperto contenuto in E, è, cioè sto dimostrando che la parte interna di E coincide con l'unione di tutti gli aperti contenuti in E, che è il più grande aperto contenuto in E. Allora, dimostrazione. Come si fa la dimostrazione dell'uguaglianza tra due insiemi? Si prende un punto nell'insieme di sinistra e si dimostra che appartiene all'insieme di destra, e poi si prende un punto nell'insieme di destra e si dimostra che appartiene all'insieme di sinistra. Nella prima, diciamo, sia x appartenente alla parte interna di E, quindi x è interno di E. Quindi esiste un epsilon maggiore di 0 tale che x appartiene alla sfera di centro con 0, al centro x di raggio epsilon, che è il contenuto di x. Allora, questo è il mio insieme A. Questo implica che x appartiene all'unione degli A, tale che A. Questo è un aperto della famiglia. Sfere aperte sono aperte, se vi ricordate, abbiamo già visto. Quindi questo è un elemento della famiglia, quindi se x sta nella parte interna sicuramente appartiene a questo. Viceversa, sia x appartenente all'unione degli aperti contenuti in E. Questo vuol dire che esiste un aperto contenuto in E tale che X appartiene a A aperto. Implica X è interno a E. Implica X appartiene alla parte interna. A un punto che sta nell'unione degli aperti contenuti in E deve appartenere a un aperto contenuto in E, ma se appartiene a un aperto è interno ad A, ma siccome A è contenuto in E è interno pure ad E, ma se è interno ad E sta nella parte interna. Cioè, quindi automaticamente, se noi prendiamo un punto della parte interna, sta in quell'unione. Se prendiamo un punto in quell'unione, sta la parte interna. Quell'unione è la parte interna. Adesso di E, se vi ricordate, la chiusura di E
Quindi questa proposizione l'ho dimostrata. La definizione era che la chiusura di E era l'insieme degli x appartenenti a x tali che per ogni epsilon maggiore di 0 la sfera di centro x di raggio epsilon intersecato E fosse diversa. Ma posso anche scrivere l'insieme degli x. Allora, andiamo a vedere chi è il complementare della chiusura di E. Allora, innanzitutto posso dire che questi qui sono i punti non appartenenti ad E, perché la chiusura di E era ovvio che contenesse E. Dalla definizione prendete un punto di E, quando andate a fare la sfera, quella contiene x e quindi non è. Allora, quindi sono il complementare, siccome questo contiene E, il complementare di E è contenuto nel complementare, il complementare della chiusura di E è contenuto nel complementare di E. Ma non tutti vanno bene, quali sono? Quelli tali che esiste un epsilon maggiore di 0, tale che la sfera di centro x e di raggio epsilon è tutta contenuta nel complementare di E. Scrivere x non appartenente ad E o scrivere x appartenente al complementare di E è la stessa cosa. Quindi chi è? È la parte a norma di definizione, questi chi sono? I punti interni del complementare. Quindi questa chi è? È la parte interna del complementare. Quindi il complementare della chiusura, e quindi chi è la chiusura di E? È il complementare della parte interna del complementare. Quindi ho dimostrato quell'altra relazione. E quindi la parte interna del complementare era il più grande aperto contenuto nel complementare. Quando passa ai complementari, questo qui è il più piccolo. Questo qua è uguale all'intersezione di C appartenente a F, C, dove F è la famiglia di C contenenti E, tali che C è. Quindi come la parte interna era il più grande aperto contenuto in E, la chiusura è il più piccolo chiuso che contiene. Ora quest'ultima parte ci pensate bene a casa, se non diciamo, se vi ingrippate adesso, poi vi mettete a casa per esempio. Il resto l'abbiamo già dimostrato, la frontiera è un chiuso perché? Perché è un chiuso meno un aperto, un chiuso meno un aperto di intersezione di. Adesso, piuttosto che cercare di trovare significati reconditi, filosofici, eccetera, questo è solo esercizio, niente di che. Andiamo a vedere tramite qualche esempio. Beh, dobbiamo vedere ancora qualche altra cosa. Allora, io queste operazioni di parte interna e di chiusura le posso fare più di una volta. Allora. Allora io posso, parto da un insieme E, posso fare la parte interna e posso fare la chiusura. Questa contiene E, questa è contenuta, diciamo, questa è contenuta. Poi cosa posso fare? Posso fare
Questo si chiama la chiusura della parte interna. Cioè si fa prima la parte interna e poi la chiusura, cioè si adopera prima l'operazione che sta più vicina all'insieme. Cioè qua sta più vicino il pallino o il... scusate. Una prima cosa che devo fare, lo posso fare qua, è la parte interna fatta due volte. Chi è? La parte interna chi è? Il più grande aperto contenuto nell'insieme. Quando l'ho fatta una volta, quello era già aperto. Quando la faccio la seconda volta, rimane la parte interna. Cioè, prima osservazione, fare due volte di seguito la stessa operazione è come fare una volta sola. Poi, se faccio la chiusura due volte, questo è come farlo una volta sola, perché è il più piccolo chiuso con la lente insieme. Ma quando l'ho fatto una volta era già chiuso, quindi quella seconda volta è inutile, è chiaro? Quindi io potrei mettere, per esempio, se faccio un insieme con tre pallini, due cose, un altro due pallini, questo qui è parti interne consecutive come se fosse una sola, due chiusure consecutive come se fosse una sola, una parte interna. Allora, quali sono le operazioni che posso fare con un insieme? Posso fare prima la chiusura oppure prima la parte interna. Poi dopo che ho fatto la parte interna, per forza devo fare la chiusura, perché la parte interna la seconda volta non serve a niente. Poi posso fare la parte interna, la chiusura, la parte interna, e poi posso andare avanti. Qua posso fare, prima ho fatto la chiusura, poi faccio la parte interna, poi posso fare la chiusura, la parte interna, e poi potrei andare avanti. Ecco, andare avanti non serve, cioè quando faccio E parte interna, chiusura, parte interna, chiusura, è uguale a E parte interna, chiusura. Così come faccio E chiusura parte interna, chiusura parte interna, uguale a E chiusura. Questo non lo, se volete lo fate per esercizio, non lo so dimostrare. Non è neanche difficile, però richiede di capire le cose. Quindi, allora, prima osservazione, io posso fare soltanto alternativamente parte interna e chiusura. Perché ogni volta che faccio due volte di seguito la stessa operazione è come se c'è una crasi che me la fa fare una volta sola, è inutile farlo tutto. Dopodiché, fare due volte di seguito parte interna e chiusura, oppure chiusura parte interna, è come farlo una volta sola. Quindi ogni volta che trovate due volte di seguito la stessa sequenza, parte interna e chiusura, parte interna e chiusura, vi accorciate. Oppure chiusura parte interna e chiusura parte interna. E alla fine rimangono come potenzialmente diverse solo queste sette combinazioni qua. Dici, ma è possibile che queste sette siano tutte diverse? In generale no. Per esempio, prendiamo, facciamo un esempio. Scusate, in generale sì, nel senso che è possibile che siano tutte diverse, però non sempre. Ho detto male. Cioè, ci stanno casi in cui non sono tutte diverse e casi in cui sono tutte diverse. Per esempio, se è uguale a 0,1, chi è la parte interna? 0,1. Chi è la chiusura? 0,1 chiuso. Chi è la chiusura della parte interna? 0,1 chiuso. Chi è la parte interna e la chiusura? 0,1 aperto. Gli ultimi due inutili che li faccio, perché saranno uguali di nuovo a 0,1 chiuso e 0,1 aperto. Quindi su 7 sono diversi solo 3. Adesso vi do un esempio invece di un insieme in cui sono diversi tutti e sette.
Allora, l'insieme è fatto così. Potrei fare più esempi per farne diversi 5, per farne diversi un po' di più, però vi do direttamente quello che... Allora, E è fatto così. E è 0, 1 unito 1, 2 unito il punto 3, soltanto il punto 3, unito i razionali compresi tra 4. Allora, cominciamo a fare la parte interna. Chi viene? La parte interna abbiamo detto. Vediamo un po'. Ci avete tutti gli elementi per dire chi viene la parte interna. Quali sono i punti che non sono interni, che devo perdere? 3 lo devo perdere, non all'interno. Tutti questi punti qua sono solo irrazionali. Vi ricordate, i razionali quando facevo la parte interna veniva buono. Quelli sono irrazionali tra 4 e 5 quando faccio la parte interna. Insieme sono staccati, belli staccati, quindi quando vado a fare la parte interna di questo non c'è nessun effetto, diciamo, di interferenza con gli altri insiemi. Quindi chi è la parte interna? 0 a 1. Da 0 a 1? Da 1 a 2. Da 1 a 2. Chi è la chiusura della parte interna? Quando vado a chiudere questo insieme, che succede? Da 0 a 2 compresi. Quindi 1 lo devo aggiungere perché 1 è di aderenza. Una volta che ho aggiunto 1 si salda tutto qua. Adesso se faccio la parte interna, la chiusura della parte interna, chi viene? 0,2, perché l'1, una volta che ha saltato questo, non è che lo quando faccio parte interna, quindi non si perde più. Quindi è evidente che questi 4 insiemi sono tutti diversi. Adesso andiamo a vedere gli altri 3. Chi è la chiusura? Allora, da 0 fino a 2 ci deve stare. Poi? Pure il 3 ci stava prima, ci deve stare pure dopo. Poi? Tutti i numeri da 4 a 5. Per quale motivo? Vi ricordate che il Q, quando chiudeva veniva tutto quanto? Quelli sono i numeri razionali da 4 e 5, quando chiudo viene tutto l'intervallo. Adesso faccio la parte interna della chiusura. Chi viene? Da 0 a 2, 3? Lo perdo 3, perché 3 non è interno. Unito? 4, 5 aperto. Adesso quando faccio la chiusura della parte interna della chiusura, cosa mi viene? 0, 2, unito, 4, 5. È chiaro? Quindi qua ci sono combinati tutti gli effetti possibili e immaginabili che potete avere. Peggio di così non può andare. Adesso provate a fare di nuovo la parte interna di questa, chi viene? Questo qua. Provate a fare la chiusura di questa, chi viene? Questo qua. Cioè dopo che l'avete fatto 2 volte, la fate altre 2 volte e qua. Quindi quello non lo dimostro, ma se volete ve lo fate per successo. Cioè queste 2 uguaglianze qui. Queste sono sempre vere, sempre vere. Non sono difficili da dimostrare. Però ve le lascio come facoltative.
L'importante è che sappiate che questi sette insiemi possono arrivare a essere diversi, ma non sono sempre diversi. In generale possono essere diversi, ma in molti casi possono anche non essere diversi. Per esempio, prendete R, sono tutti e sette uguali. La parte interna R, la chiusura R, la parte interna, la chiusura, tutto quello che volete voi fa sempre R. Oppure prendete insieme voi e anche sono tutti uguali insieme voi. Possono coincidere tutti e sette, coinciderne solo alcuni. Oppure possono essere tutti e sette, come in questo caso, diversi. Con parte interna e chiusura, più di sette insiemi diversi non ce li potete fare. Quindi questo è il caso peggiore che potesse capitare. Se aggiungete anche la complementazione, ovviamente gli insiemi che potete realizzare sono 14. Ci stanno pure i complementi. Va bene? Oh. Quindi noi abbiamo visto. Che abbiamo visto? Intorno, aperti, chiusi, proprietà di queste famiglie di insiemi. Gli intorni si riferivano a un punto, intorni di un punto di sconzero, invece gli aperti e chiusi erano aperti e chiusi in generale. Ok, adesso però vogliamo introdurre un altro concetto, però per arrivare a questo concetto bisogna faticare un po'. Allora, noi vogliamo arrivare a introdurre il concetto di insieme compatto, però per ci arrivare, non so se ci arriviamo oggi, dobbiamo prima introdurre il concetto di successione a valore uno spazio metrico. Cos'è una successione di uno spazio metrico? Io ho il mio spazio metrico X, D, e poi non è altro che un'applicazione X da N appartenente a N, X di N che denotiamo con X con N, che appartiene a X. Una successione di numeri reali aveva valori in R, una successione di elementi di uno spazio metrico X c'ha valori in X. Allora, definizione. Dice che il limite di x con n è uguale a x appartenente a x se solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n allora x con n appartiene alla sfera di centro x. Allora, questa è una definizione data in generale. Sì. Cos'è una, quando è che una successione, tra l'altro questo significa la distanza di x con n da x è minore di x. Un altro modo di scrivere questo è che la distanza di x con n da x sia minore di x. Quindi cos'è una successione convergente in generale in uno spazio qualunque? È un, mentre prima era una successione che definitivamente era compresa tra x meno epsilon e x più epsilon, in generale questa è definitivamente compresa nella sfera, contenuta nella sfera di centro x e di radio x. Chi era la sfera di centro, nel caso, x di uguale r con la distanza euclidea, la sfera di centro x di raggio epsilon
era intervallo x meno epsilon x più epsilon. Oh, quindi vedete che anche in questo caso il limite esponente fa sempre x. Normalmente lo chiamavamo L in R, poi l'abbiamo chiamato x perché il limite degli x con n, siamo in x grande, perché lo dobbiamo chiamare L? Normalmente si chiama x, però fa esattamente lo stesso ruolo che faceva L. Vedete qua, se ci mettete L invece di x, x con n è stato tra L meno epsilon ed L più. Quindi, come vedete, questa definizione generale rispetta la definizione particolare che abbiamo dato nel caso della retta e della distanza equidistante. Dire questo, oppure scrivere x con n meno x minore di epsilon, oppure scrivere la distanza euclidea di x con n tra x minore di epsilon, è la stessa. Lo scrivo così. Nel caso di R è la stessa cosa. Nel caso generale posso scrivere solo così o così, e non posso usare il caso particolare perché la distanza potrebbe non essere quella assoluta. Oh, poi un'altra cosa che dobbiamo osservare, osservazione: il limite di x con n vale x se e solo se il limite della distanza di x con n da x è uguale a 0. Allora, dire questo o dire che definitivamente la distanza di x con n da x è minore di epsilon significa che la distanza di x con n da x tende a 0. Quindi dire che in uno spazio qualunque una successione con x con n converge a x, o dire che la distanza di x con n da x tende a 0, è la stessa cosa. Questa è la definizione. Qua non c'è scritto def, questa è un'osservazione, questa segue dalla definizione. E non la scrivo la dimostrazione perché è banale, ovvio. Però è chiaro che... È chiaro? Ok. Oh, che cosa potremmo fare con questa definizione altisonante, cioè nel caso generale? In realtà possiamo fare di meno. Più è generale la definizione, meno ci possiamo fare, perché alcune proprietà di R le perdiamo. Per esempio, possiamo fare il teorema di unicità del limite? Sì, perché se vi ricordate, quello si faceva con le sferette. Anche qua si poteva fare la dimostrazione tale e qua, però usando la distanza delle sferette. Cioè, dove sta scritto il valore assoluto, la differenza, dove usare la distanza. Si può fare la permanenza del segno? No. Perché no? Perché R era ordinato. Che ne sai se X è ordinato? Per esempio, se sta in C, che senso ha dire che X è maggiore di 0? Oppure se sta nell'insieme delle città, che senso ha dire che Torino è maggiore di 0? Si può fare il teorema della somma? Sul limite della somma? No. Se sta in C, sì. Il limite della somma sarà la somma dei limiti, perché anche C è un corpo, un campo. Se invece sta nell'insieme delle città con la distanza chilometrica, no, perché che senso ha dire che fare... Allora, Tizio va a Roma, Caio va a Torino, Tizio più Caio va a Roma più Torino, non c'è nessun senso. Né sommare Tizio con Caio, né sommare Roma con Caio. Chiaro? Quindi in realtà si può fare ben poco. Quel ben poco però effettivamente si può fare in maniera esattamente simile a come si faceva. Ok. Adesso forse ci arriviamo. Ci serve il concetto di successione estratta.
una successione estratta. Allora, con una successione estratta, questo concetto lo scriviamo in generale e poi lo potete applicare pure nel caso particolare. J che viene associato a n di j che chiamo n con j è crescente, cioè avremo 1 n1 2 n2 che è maggiore di n1 3 abbiamo n3 che è maggiore di n2. Cioè si crea una successione di indici crescente, strettamente crescente. Poi questo ripete, invece di scrivo n di j lo indichiamo con n con j. Questo viene associato tramite la successione di prima a x di n con j, che ripeto, indichiamo con x con n. Qual è il risultato netto di queste due, della, diciamo, quindi che cos'è? Non è altro che una composizione di due funzioni, la prima crescente da n in n e la seconda è la successione di partenza. Cosa se ne ricava? Chi è questa successione? Questa successione è xn1, xn2, se la vedete un attimo come se fosse un insieme, ripeto, non è un insieme perché i valori della successione possono essere uguali. xn3, xn4, xn5. La successione di partenza invece com'era fatta? Era x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, x con 5. Allora, che cosa significa passare da una successione a una successione estratta? Significa cancellare alcuni di questi elementi. Sopravvivono solo xn1, xn2, xn3, xn4. Facciamo un esempio: se n1 era 3, n2 era 4, n3 era 6, n4 era 8, mettiamo 7 e così via, n5 era 10. Allora con 6, x con 7, x con 8, x con 9, x con 10. Allora, per passare da questa successione a questa successione, io cosa dovevo fare? Questo lo tenevo, questi e questi li cancellavo. Questo lo tengo, questo lo cancello, questo lo tengo, questo lo tengo, questo lo cancello, questo lo cancello, questo lo tengo. Cioè, perciò si chiama estratta, perché io ne scarto un po'. Quanti ne scarto dipende, ne posso scartare anche solo uno, ne posso scartare anche solo nessuno. Se non scarto niente è la successione di prima. Se ne scarto, per esempio, scarto solo il primo elemento, mi rimangono tutti gli altri. Per esempio, la successione n1 potrebbe fare 2, l'altro fa 3, l'altro fa 4, scarto solo il primo elemento. Quanti ne devono rimanere? Ne posso scartare anche infiniti. Per esempio tutti quelli qua, posso prendere x con 1, tutti quelli di indice qua, posso rimanere x con 1, x con 3, x con 5, x con 1. Quanti ne devono rimanere? La cosa importante è che ne devono rimanere infiniti, perché la prima applicazione, questa qua se ci volete mettere un nome la chiamate phi, questa si chiamava x, questa non è altro che x composto phi. A phi, ci metto la cosa, se no mi confondete o insieme a voi, anzi la chiamo psi, sì. Capito? La prima applicazione era crescente, quindi
la prima applicazione comunque c'è un codominio che è infinito, sono tutte le immagini di queste. Cioè, l'insieme immagine di n è psi di n è infinito. L'insieme immagine di questo sarà comunque infinito. Cioè, dopo che avete fatto questa operazione, comunque rimanete con una nuova successione. Quindi, voi scartate quello che vi pare, però quelli che dovete lasciare sono infiniti. Scartate i dispari, scartate i pari, scartate i primi tre, scartate, che ne so, quello che vi pare, ma ne devono rimanere infiniti. Ok. Bene, adesso possiamo dare la definizione di insieme compatto. Allora, abbiamo uno spazio metrico. Allora, sia x di uno spazio metrico. K contenuto in x si dice compatto se solo se, per definizione, per ogni successione contenuta in K, quando dico contenuta in K significa che i valori della successione vanno a fine in K. Ripeto, la successione non è un insieme, vuol dire che l'immagine della successione sta in K. Esiste una successione estratta estratta tale che il limite quando j tende a più infinito di x con nj, ecco, è uguale a x a parte nj. Oh, ovviamente quando vado a fare la successione, quando vado a considerare la successione estratta e vado a vedere se converge, il limite su che lo devo fare? Non su n, perché chi, se vi ricordate lo specchietto che ho appena cancellato, chi è che tende a infinito nella successione estratta? J. J tende a infinito, J ci fa NJ, poi va a fare XNJ, poi va a vedere se come. Ah, cosa dice la definizione di un insieme, diciamo, che riguarda gli insiemi compatti? Dice che un insieme si dice compatto quando da ogni successione elementi in K si può estrarre una sottosuccessione convergente, convergente sempre un elemento di K. Ora, questa nozione a voi può sembrare astrusa, però non le avrebbero dato questa importanza se non fosse stata veramente importante. Perché adesso noi andremo a vedere chi sono i compatti in generale e nel caso particolare. Nel caso particolare lo vediamo giovedì, no, giovedì è festa, lo vediamo settimana prossima. Nel caso generale lo vediamo già adesso, perché nel caso generale potremmo dire soltanto che i compatti sono insiemi chiusi e limitati, poi dobbiamo dare la definizione di insieme limitati. Uh,
Tuttavia, in R sarà vero anche viceversa, quindi se un insieme è chiuso e limitato sarà compatto. Quindi innanzitutto in R, con la topologia euclidea, con la distanza euclidea, i compatti saranno facili in qualche modo, sono insiemi chiusi e già lo sappiamo di solito, anche se possono essere molto complessi gli insiemi chiusi, però si capisce quali sono. E limitati, limitato vuol dire contenuti in un intervallo, quando saremo in R vuol dire contenuti in un intervallo. Quindi sarà, per esempio, gli intervalli chiusi saranno compatti. Ok? Questo sarà il risultato principale. In R gli intervalli chiusi saranno compatti. E perché sarà importante? Perché quando andremo a fare un teorema tra poco, tra una settimana, il teorema di Weierstrass, andremo a, diciamo, tra un paio di settimane, andremo per esempio a massimizzare o minimizzare una funzione continua su un compatto, sapremo che il massimo e il minimo ci sta sempre. Quindi sono concetti che sono stati evidenziati, individuati, perché sono utili. D'altro canto, questa non è una cosa particolare della matematica. L'umanità sempre ai concetti che sono importanti assegna molti nomi diversi, tende a evidenziarli. Esistono due esempi famosi, esiste un terzo in realtà che non si può fare qua. Allora, due esempi famosi sono sicuramente il denaro e sicuramente la parola schiaffo. Quanti sinonimi ha? Io ne conosco almeno una trentina: schiaffo, ceffone, manrovescio, sventaglia, sventaglia, che ne so, lucchino, prontino, cinque dita, sganassone. E perché lo schiaffo? Cioè, il denaro si può capire, denaro, liquidi, diciamo, spiccioli, carta moneta, quante ne volete, insomma, ce ne stanno almeno 30, 40, anche qui, molti sinonimi. Ma il denaro si può capire che sia così importante? Perché lo schiaffo? Perché senza schiaffi non c'è il denaro. Ma diciamo che tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, però se acchiappi qualcuno e ti dà due pizze, ecco un altro sinonimo. Insomma, ha pure la sua importanza non prenderle. C'era qualcuno, primo non prenderlo. Comunque, allora, quello che vogliamo vedere in generale, adesso vediamo solo questo e per oggi ci fermiamo. Proposizione: siamo in uno spazio metrico poi prendiamo K compatto K con un X compatto allora K è ogni insieme compatto è sempre chiuso. La dimostrazione la facciamo entrare qui dentro. Allora, supponiamo per assurdo che non sia chiuso. Se per assurdo K non fosse chiuso, esisterebbe un y non appartenente a K, tale che la sfera di centro y, perché esisterebbe un y appartenente alla chiusura di K meno K. Chiaro? Cioè, se non è chiuso, la chiusura deve essere più grande di K. Qui ci deve stare un punto nella chiusura di K che non è di K. Ma questo che significa? Un y che non appartiene a K, tale che
la sfera di centro y e raggio y intersecato k è diversa da 0 per ogni y maggiore di 0. È diversa dall'insieme vuoto. Stare alla chiusura di K significava essere un punto di aderenza. Questo è un punto di aderenza che è il nostro punto. Allora, prendiamo epsilon del tipo 1 su n. Prendiamo un punto x con n appartenente alla sfera di centro y e di raggio 1 su n intersecato da. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la distanza di x con n da y è minore di 1 su n ed è maggiore di 0, e vuol dire che x con n sta in casa per ogni n. Questa vuol dire questa, e intersecato k vuol dire che sta in casa. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che il limite x con n chi fa? Fa y, che vi ricordo non è appartenente a K. Allora, ecco, una cosa che abbiamo dimenticato di fare, ma lo faremo, stavolta lo faremo come esercizio domani pomeriggio, è che quando passiamo a una successione estratta, se la successione di partenza aveva limite, la successione estratta converge allo stesso limite. Cioè, cosa può succedere? Quando io passo una successione estratta, può succedere che una successione che non convergeva prima converge dopo. Per esempio, pensate alla successione meno 1 alla n. Quella convergeva? No. Però se prendo solo gli n pari, viene sempre 1 e converge 1. Se prendo solo gli n dispari, viene n, viene meno 1 elevato al numero dispari, viene sempre meno 1 e converge a meno 1. Però se la successione di partenza convergeva, che succede quando vado a fare la successione estratta? Converge allo stesso limite. Questo è assurdo. Perché è assurdo? Perché noi abbiamo supposto che l'insieme fosse compatto. Allora ci dovrebbe essere una successione estratta che converge a un elemento di k, ma siccome y di k non ci sta, il limite da una parte dovrebbe appartenere a k, dall'altra parte non sta in k, e questo è assurdo. Quindi sicuramente una conseguenza del fatto di essere un insieme compatto è che un insieme compatto deve essere per forza chiuso. Ok? Va bene, però basta.